Intanto vi faccio questa domanda. Avete sentito di quello che sta girando adesso su nell'ambito di Twitch? Venuto un nervoso perché ci sono sti cazzo di sciacalli di merda, tipo fanpage, che sono imbarazzanti, raga, veramente. Sono imbarazzanti. Visto che appaio nelle testate giornalistiche di tutta Italia, vorrei dare la mia opinione, ok? Le persone che mettono proprio la classifica degli streamer italiani, vuol dire che proprio ci hanno cercati. Hanno proprio cercato questa cosa qua e hanno voluto proprio fare notizia. Quindi loro praticamente cosa fanno? Notizia su praticamente un reato, portandone beneficio nelle proprie tasche e soprattutto non rendendosi conto che non è neanche tanto che creano un danno, ragazzi, perché io non ho problemi a dire quanto guadagno. Il fattore è che uno non mi deve interessare, perché non è un vostro interesse, ma non lo sto dicendo con cattiveria, ragazzi, perché noi qua stiamo parlando di intrattenimento, quello che poi c'è dietro, visto che probabilmente in Italia fa molta notizia il fatto che uno streamer guadagni così tanti soldi, perché ancora siamo un paese che non reputa questo un lavoro. Perché se noi reputassimo tutti quanti, come nella maggior parte del mondo, questo un lavoro, le persone non gliene frega un cazzo. Fai un articolo su quanto guadagna uno streamer, lo guardo mangiando, facendo colazione, penso, e sti cazzi. Il problema è che l'italiano, io ho fatto anche una story su oggi che ve la leggo, perché sapete che io quando mi imbufalisco, ma lo faccio con rispetto, ok? Senza offendere niente, perché non c'è bisogno di offendere. Allora, io oggi, quando vedevo il servizio di fanpage, ok, io dal lato mio, ragazzi, io vi parlo col cuore. È anche strano sentirselo dire, ma un po' non è che mi fa piacere, però mi piace quando il mondo esterno a questo, ovvero tutti i rivali del web, i giornalisti e soprattutto la televisione, fanno un articolo su di noi. Non ho mai visto una testata giornalistica che prova a prendere le difese non tanto della piattaforma, che non me ne frega un cazzo, ma non si rendono conto che questa piattaforma qua la popolano dei ragazzi che si sono inventati un lavoro e che danno lavoro a tantissime aziende. A tantissime aziende. Grazie a... Io parlo personalmente. Grazie a me... che 11 anni fa, quando si guadagnavano $400 al mese, ok, dollari, poi ci torniamo, quando nessuno guadagnava, io sono stato uno dei primi, ok, ad aprire le porte a tutto quello che c'è ora, ok, io assieme a tutti i paesi del mondo, ma io mi sento di far parte di questo, della nascita di questo mondo, ok, ho dato da lavoro, oltre che a me stesso, a tantissime, a migliaia di persone, ok? Per quale motivo i giornali in Italia si indignano così tanto nel capire quanto guadagna di base uno streamer, fermandosi solo a quello? Non davvero venendo da una persona come me o da una persona che è in quella lista lì a fare un servizio serio, a capire anche che cosa ci può essere di sbagliato nel nostro paese. A dare una mano anche, perché non è che se guadagniamo €1 milione al giorno vuol dire che noi non abbiamo una mano, perché quel €1 milione al giorno in Italia sono 50.000, ok? Ho fatto un paragone estremo. Io ho fatto una stories oggi dove io davvero sogno questo, un servizio, ho taggato le Iene ma potrebbe essere qualunque, un servizio un giornalista che vanno da chi di dovere a chiedere per quale motivo l'Italia non riconosca ancora il nostro settore e premiasse anche ogni tanto pubblicamente quello che noi siamo riusciti a creare. Ok, visto che l'Italia è un paese vecchio, ok, e che i giovani non sono premiati nel mondo del lavoro, per quale motivo non si inizia anche da questo? Non si inizia anche da questo, perché è normale che le persone vogliono sfondare nel web, perché fuori c'è il lavoro, ce n'è, non ce n'è. È un modo per dare libero sfogo alla propria creatività e guadagnarci pure.
premiasse anche ogni tanto pubblicamente che se riusciamo a ricavare denaro in questo non è perché il mondo è ingiusto, perché i giornalisti fanno passare questo anche per un 10%. Guardate che schifo questi che guadagnano questi soldi, ok? È ingiusto perché un medico ne guadagna meno, perché un operaio o perché un muratore che costruisce un ospedale ne guadagna meno. Ma perché siamo stati in grado di creare qualcosa di nuovo e che ha aiutato migliaia di ragazzi in tutto il mondo. Ora si urla lo scandalo quando si parla di quello che guadagniamo facendosi sempre passare per criminali. E questo mi rivolgo al fattore che loro fanno vedere Zano 1.800.000.000.000 di euro. Ma in realtà, dollari scusate, in realtà sono dollari. E quei dollari si trasformano in una cifra. E quella cifra in Italia la devi dichiarare e quella cifra c'è il 42%. Più tutte le cose che ci metti in mezzo. E il Cristo, e la Madonna, e il Signore, eh? Alla fine di quei milioni di euro ne rimangono 100.000. Quindi quei 100.000 lì significa che in 26 mesi hai preso 2.000 euro al mese. Cioè, è questo che la gente non capisce. Perché loro puntano solo a creare questa roba qua, questa disinformazione. In realtà i giornalisti dovrebbero creare informazione. È diverso. Devono creare informazione. E devono soprattutto incominciare a capire che il web è una fonte di guadagno come tante, come qualsiasi lavoro, ok? Come il cantante, l'artista, come io, sinceramente, creando contenuti, sfruttando comunque il contenuto di altri, ok? Sono un po' borderline per definirmi artista, ok? L'artista vuol dire che tu tiri fuori qualcosa di tasca tua e riesci in qualche modo a trasformarlo in denaro, ok? Non è tanto il mio settore, perché il mio settore io sfrutto il lavoro di altri per creare un contenuto io. Quindi io faccio praticamente, giocando a FIFA, sfrutto il lavoro di altri per intrattenere. In questo momento io potrei essere definito artista o comunque... Che cazzo ne so, una categoria che neanche loro sanno. Perché io sto parlando e le persone mi stanno ascoltando, ok? Se io dovessi tirar fuori un flauto e suonare, io sarei un artista, ok? Quindi fondamentalmente, e non è facile, non è facile trovare un codice ateco, una posizione fiscale per il nostro lavoro. Ma tra non è facile e non fregarsene un cazzo, perché tanto comunque le tasse le dobbiamo pagare, quindi che se noi siamo un organizzatore di eventi, spettacoli, produzioni video, dirette, non ha, cioè a loro non gliene frega un cazzo, perché tanto comunque a fine mese e ogni anno e ogni due anni che paghi le tasse per l'anno dopo e l'anticipo, non gliene frega un cazzo perché tu comunque le fai, ok? Se noi tutti smettessimo di pagare le tasse, ok? Se noi tutti smettessimo di pagare le tasse, forse una svegliata se la danno, ma non possiamo, perché non siamo nelle condizioni di farlo. Non siamo nelle condizioni di farlo. Quindi purtroppo, ragazzi, questo è il messaggio che danno i giornalisti nel nostro settore. Perché comunque, che vuoi o non vuoi, la TV ne risente del web. Ok, la TV ne risente un sacco, però pensano anche, o comunque gliene frega un cazzo, che tramite il web prendono anche ascolti. Perché io, quando vado su Trash Italiano, vedo delle trashate sul GF, magari mi viene anche voglia di guardarmelo il GF. Vi ho fatto un esempio stupido. Guardate il collegio. Perché la Rai non caga il cazzo sui contenuti del collegio? Perché è tutta pubblicità. È tutta pubblicità. Che viene dal web. Se la TV, se il web non esistesse, la TV farebbe anche meno ascolti, ancora meno, di tantissime cose, in tantissimi ambiti ovviamente, non parlo di tutti, ok? Quindi a me dispiace quando escono queste cose e la gente si ferma alla punta dell'iceberg, perché sotto ci sono tanti problemi, tante, soprattutto sotto questo ci sono dei ragazzi, ok, che sono esposti pubblicamente. Leggono in continuazione i commenti. Voi immaginatevi oggi, io, dopo quella notizia, avrei avuto praticamente tutti voi, ok? Tutti voi, ma parlo di tutti, che mi venivano ad offendere perché guadagno quei soldi.
tu hai recato un danno, uno, alla mia immagine, due, al mio lavoro. Nessuno ha criticato, da quello che ho letto, nessuno ha criticato, ma metti in cattiva luce perché sai benissimo che lo stai facendo. È sbagliato. Perché noi dovremmo iniziare ad aprire la mente e guardare queste notizie come per dire, e sti cazzi. E poi io vorrei andare a fondo su una determinata cosa, per quale... Allora, Fanpage, ad esempio, ha preso praticamente un contenuto reso pubblico a livello criminale, perché è un criminale che l'ha fatto, sono dati sensibili, e lo sta sfruttando mettendomi pure il mio bel faccione con una cifra sotto, ok? A me questa cosa mi sta sul cazzo. Però perché non posso fare niente? Perché? Cioè, ma perché? È sbagliato. Perché io non posso prendere, gli mando il mio avvocato e gli faccio un culo così? Ma perché la tua immagine è pubblica? Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo che la mia immagine è pubblica. Ci sono tanti testate giornalistiche che questa cosa non l'hanno fatta, perché probabilmente sanno che ci può essere un rischio. Quindi io, mi piacerebbe, se avessi la voglia, due coloni così, e soprattutto noia, prendo tutti gli streamer che ha preso Fanpage, mi organizzo e andiamo tutti a denunciare. Perché è violazione della privacy, l'ha fatta l'hacker, ok? Loro stanno sfruttando un crimine per fare notizia. Loro stanno sfruttando un crimine per fare notizia. Ripeto, non è il crimine il fattore che voi, oddio, avete scoperto. E poi c'è sempre da dire tanto sotto, eh. Mettiamo caso che sia davvero quelli i soldi. Avete scoperto quanto guadagno. Ma sti cazzi, raga. Ma cavolo, cioè, potete, io vi farei vedere anche tutto, non mi interessa. Perché non sono affari vostri. Cioè, io non devo nascondere quanto guadagno. Devo farlo perché è da contratto. Perché sennò io non avrei motivo di nascondervelo. Perché si è creato comunque un rapporto. E soprattutto non è una cosa che deve fare notizia. Perché, raga, siete voi che mi pagate. Cioè, siete voi che mi pagate. Quando mi fate il sub, lo sapete che mi state dando dei soldi. Quando entrate in live, lo sapete che mi state dando dei soldi. Quando mettete like a una foto con la D, lo sapete che mi state dando dei soldi. Quindi è inutile che voi, non tutti giustamente, è inutile che la maggior parte di voi rimanga scandalizzato che guadagniamo quelle cifre. Anche perché, ripeto, se noi guadagniamo quelle cifre è perché abbiamo anche delle responsabilità, soprattutto verso ragazzi minorenni, non minorenni, abbiamo responsabilità, abbiamo, anche se in una minima parte, un posto nella parola, ok? Se io dico una cosa, devo stare attento a quello che dico, perché io potrei influenzare tante persone, ok? È una grandissima responsabilità. È una grandissima responsabilità. Io voglio anche far presente ai signori di Fanpage che io sono stato male un mese e quel mese lì non ho guadagnato. Non ho guadagnato. Quindi questo cosa vuol dire? Che devi sempre essere in forma. Se io fuori c'ho i miei cazzi, io vengo qua col muso e non parlo e non mi intrattengo, due settimane dopo c'ho le live vuote. Ci sono tante responsabilità. Streamare non è fare video su YouTube. Streamare vuol dire che devi stare 8 ore al giorno a parlare, a avere il sorriso. Dietro di noi, nella nostra vita privata, non ci devono essere cazzi che intervengano. Ed è una cosa difficile. È una cosa devastante. E ripeto sempre a tutti coloro che si scandalizzano su XQC, che ha guadagnato in 26 mesi 9 milioni di dollari, e se XQC dice una cosa brutta, quel lavoro lo perde immediatamente. Abbiamo delle regole. Guardate Sdrumox, ha sbagliato, sì, ma regà, ha sbagliato una volta, fine. Cioè, non ha più lavoro. Non è che c'è, vabbè, ma sì, dai, torna. Ha sbagliato, ragazzi. Fondamentalmente, chi decide che io prenda quei soldi siete voi. Sono i giornalisti. Sono quelli che hanno hackerato. Vabbè. Comunque, io il mio pensiero l'ho detto. È stato tutto improvvisato. Non mi sono scritto niente. Sono cose che io porto dentro da sempre. Ok? Sono cose che porto dentro da sempre. È inutile che dobbiamo
sentenziare su cosa è giusto o sbagliato. Non parlo di tutti gli ambiti, ma su cosa è giusto e sbagliato per quanto riguarda quanto prende una persona quando lavora. Ok? Non esiste il giusto e sbagliato. Comunque, vediamo qua il discorso. Io ho detto la mia. Non risponderò mai più a nessuna domanda. Adesso magari lo carico anche su YouTube questo discorso, così vediamo. Ma non parlerò mai più di questa cosa che è successa, perché non è una cosa che vi interessa. Voi dovete entrare, vabbè Gabbo, prendi questo, vabbè sti cazzi, tu mi fai divertire, non mi interessa quanto prendi, l'importante è che tu mi fai divertire, basta. L'importante è che tu mi rispetti come content creator, basta.